Il delivery conquista l'Italia. Wine Livery e lo spot ispirato a Kubrick. E ancora Carpe Diem, 5,5 milioni per la circular economy. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Con la pandemia gli italiani scelgono sempre di più il delivery. Nasce così Cuiri, una cloud kitchen milanese che in un unico spazio fisico riunisce ben 5 ristoranti. Ne parla ai microfoni di Pop Economy Alessandro Righetti, co-founder di Cuiri. Cuiri, che in esperanto significa cucinare, e non a caso abbiamo scelto questa lingua universale. Cuiri nasce a metà del 2019, ha assunto durante tutto il tempo fino ad oggi diverse forme rispetto all'idea originale, che consisteva sostanzialmente nel delocalizzare, decomprimere, togliere stress alle cucine dei ristoranti in determinate zone della città, ristoranti che volevano magari approcciarsi al delivery senza per questo sovraccaricare il lavoro della propria cucina. Quindi non nasce per la pandemia, non nasce durante la pandemia, ma nasce quasi un anno prima. Il fatto che poi si sia sviluppato e che abbia visto la luce esattamente nei mesi successivi alla pandemia è una pura, diciamo, casualità. Una realtà possibile grazie all'uso della tecnologia, ce lo spiega Francesco Casserà, operation di Cuiri. La tecnologia ci ha aiutato moltissimo, avendo noi integrato tutte le diverse piattaforme quale Glovo, Deliveroo, Uber Eats in un singolo integratore di applicazioni, ovvero chi sta in cucina avrà a disposizione una stampante e un tablet, il tablet in cui riceverà tutte le comande a diversità della piattaforma e la stampante che stampa ogni volta la comanda col codice fiscale che poi il ristoratore andrà a pinzare sull'ordine effettuato per il cliente. Poi ci stiamo rendendo conto che ha un riscontro molto positivo per il ristoratore, che appunto non deve avere 3-4 tablet diversi, ma si concentra solo sulla preparazione, la linea, in maniera da avere sempre, ogni volta, un ricambio e un costante aggiornamento sugli ordini da preparare. Cosa si può fare in 30 minuti? Tantissime cose per cui brindare. È questo il messaggio del nuovo spot di Wine Livery, l'app per la consegna a domicilio di alcolici e bevande. Un omaggio al celebre film di Kubrick, Arancia Meccanica, proprio nell'anno del suo 50° anniversario. Microfoni di Pop Economy, Andrea Antinori, co-founder di Wine Livery. Lo spot prima era un po' più flat, avevamo optato per uno spot illustrativo, ovvero che raccontasse quello che fa Wine Livery. In questo 2020 Wine Livery cosa fa lo sanno tutti, perché comunque bene o male abbiamo aperto su oltre 60 città adesso, con l'obiettivo di rimanere top of mind, di essere comunque associati anche al piacere della vita. Abbiamo scelto questo spot. Dobbiamo far capire alle persone che il tempo che trascorre insomma è di 30 minuti e bisogna far capire che in quei 30 minuti si possono fare delle cose. La prima cosa che gli è venuta in mente è il Guglielmo Tell, la canzone. Dalla canzone sono passati a una delle scene più iconiche di Arancia Meccanica, che è per l'appunto quella che è protagonista del nostro spot. Un'idea fuori dagli schemi, come quella che ha portato alla luce Wine Livery nel 2016, l'anno del boom del settore del delivery. Oggi il settore sta crescendo e con la pandemia si sono toccate vette stellari. Dal 2016 che noi ci occupiamo di portare in meno di 30 minuti le bottiglie a casa delle persone. Il primo anno diciamo che non è stato facilissimo, perché il 2016 è stato l'anno in cui sono arrivati tutti i delivery e quindi tutti si stavano un po' ambientando. Siamo andati crescendo tanto, non tanto quanto chiaramente l'anno scorso. Il fatto che ci siano state queste limitazioni a livello di uscite, tutto ciò che è delivery ha avuto una crescita molto importante, ma si parla di cifre folli, è come se avessimo scavalcato 5 anni di crescita organica in termini proprio di adozione del servizio. Questo in generale per noi in maniera particolare, perché comunque noi siamo cresciuti in maniera costante di anno in anno con cifre sempre molto importanti. L'anno scorso siamo cresciuti del 600% rispetto all'anno prima. Una crescita che dopo un anno di pandemia non accenna a fermarsi. Abbiamo iniziato
un 2021 con dei risultati ancora migliori rispetto all'anno prima. Quest'anno, possibilmente perché abbiamo aperto molte città, possibilmente perché comunque le alternative di consumo non erano tante, cioè, e tuttora non sono tante, stiamo comunque crescendo ancora e molto bene. Si chiama Diem e ti permette di vendere con una mano sul cuore del pianeta vestiti, accessori ed elettronica. Vuoi disfarti di un oggetto che non usi più? Con l'app della startup londinese puoi ottenere una valutazione e decidere di vendere. La banca delle cose ha già raccolto 5,5 milioni di dollari da Fasanara Capital. Il capitalismo incontra la sostenibilità.